Devo vedere Bruce Wayne. Spiacente, il signor Wayne non riceve senza un appuntamento, nemmeno un agente di polizia. E se riesco ad ottenere un mandato per l'indagine sull'omicidio di Harvey Dent, sono ancora senza un appuntamento? Cosa posso fare per lei, agente? Il commissario Gordon è stato ferito. Ha inseguito un delinquente nelle fognature. Quando l'ho tirato fuori, farneticava su un esercito sotterraneo e un uomo con una maschera, Bane. Non dovrebbe fare rapporto ai suoi superiori? Loro mi hanno chiesto se ha visto degli alligatori giganti. Ha bisogno di lei. Ha bisogno di Batman. Se il commissario Gordon pensa... Lui non lo sa chi è lei e non gli interessa. Ma noi ci siamo già visti. Da bambino io stavo a Saint Sweetin. Era sovvenzionato dalla Wayne Foundation. È un orfanotrofio. Mia madre è morta quando ero piccolo in un incidente d'auto, non me lo ricordo nemmeno. Ma mio padre è stato ucciso un paio d'anni dopo per un debito di gioco. Quello me lo ricordo molto bene. Non sono in tanti a sapere che si prova, vero? Quella rabbia, fin dentro le ossa. Voglio dire, lo capiscono i genitori adottivi. Tutti lo capiscono. Per un po'. Poi vogliono che quel bambino arrabbiato faccia qualcosa che non può fare. Ricominciare. Perciò dopo un po' smettono di capire e mandano il bambino arrabbiato in un istituto. Io l'ho capito troppo tardi. La devi nascondere, la rabbia. Devi provare a sorridere allo specchio. È come mettere una maschera. Poi un giorno è arrivato lei, con un'auto pazzesca. Una bella ragazza al fianco. Eravamo così eccitati. Bruce Wayne, il miliardario orfano. Noi inventavamo storie su di lei. Leggende. E per gli altri ragazzi non erano che questo, solo storie, ma... Appena l'ho vista ho capito chi era veramente. Le avevo già visto fare quell'espressione. È quella che ho insegnato a me stesso. Non so perché si sia incolpato dell'omicidio di Dent. Ma io credo ancora in Batman. Anche se lei non ci crede. Perché ha detto che l'istituto per ragazzi era sovvenzionato dalla Wayne Foundation? Perché i soldi non sono più arrivati. Forse dovrebbe prendere un po' d'aria fresca e fare attenzione ai dettagli. Potrebbe esserci bisogno del suo aiuto. Hai controllato quel nome, Bane? È un mercenario, non ha altri nomi conosciuti. Coi suoi uomini era dietro un colpo di mano in Africa occidentale che ha assicurato le operazioni minerarie al nostro amico John Daggett. E ora Daggett li ha portati qui. O così sembra. Continuerò a scavare. Sì. Alfred, perché la Wayne Foundation ha smesso di sovvenzionare gli istituti per ragazzi? La fondazione è finanziata... dai profitti della Wayne Enterprises, sempre che ce ne siano. È ora di parlare col signor Fox, credo. Lo chiamo al telefono. No. Abbiamo ancora qualche auto nei paraggi? Sì, una o due. Voglio un appuntamento all'ospedale, per la gamba. Quale ospedale? Quello in cui si trova Jim Gordon.